Dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo Giovanni disse a Gesù: Maestro, abbiamo visto uno che scacciava demoni nel tuo nome e volevamo impedirglielo perché non ci seguiva. Ma Gesù disse: Non glielo impedite, perché non c'è nessuno che faccia un miracolo nel mio nome e subito possa parlare male di me. Chi non è contro di noi è per noi. Carissimi, ci ritroviamo con questa breve scheggia di Vangelo che ci dice però di un atteggiamento spesso diffuso. Non è dei nostri, scaccia nel nome di Gesù, ma non è dalla nostra parte. Volevamo impedirglielo. È il settarismo questo. È quando, anziché guardare se lì c'è un bene, si guarda se fa parte del nostro partito, se è dalla nostra parte, se la pensa come noi, se sta nella nostra posizione. E Gesù dice: non glielo impedite. L'apertura. In qualche modo siamo sull'onda della Pentecoste, no? Lo Spirito soffia dove vuole, ne senti la voce, non sai di dove venga e dove vada. Ecco, qua c'è qualcuno che scaccia i demoni, scaccia il male nel nome di Gesù. Non una cosa da poco, eh? Scaccia i demoni nel nome di Gesù, non in nome proprio, non fa l'esorcista lui, ma nel nome di Gesù scaccia il male. E Gesù dice: lascia che faccia, lascia che fare, che faccia. È l'apertura del Signore. E dall'altra parte c'è la tentazione invece della chiusura. Papa Francesco li chiama i gendarmi dello spirito, no? Quelli che, se non c'è un pedigree perfetto, non sono degni di fare il bene. No, no, davvero accorgersi dell'opera dello Spirito vuol dire lasciare le porte aperte, scoprire e imparare anche da tutti. Qua è Giovanni, uno dei discepoli più vicini a Gesù. Sappiamo, Pietro, Giacomo e Giovanni sono quelli più vicini a Gesù. Vuol dire che nessuno è indenne da questo. Cadrà nella stessa trappola del voler chiudere anche Pietro. Quando ce lo raccontano gli Atti degli Apostoli, vorrebbe far sottostare anche quelli che incontrano la nuova fede in Gesù alla legge giudaica. E poi Paolo lo farà rinsavire, dice: no, guarda che non è così, il Cristo ci ha liberato da questi vincoli. Ormai c'è un'altra prospettiva, la legge non è più la legge antica, ma è la legge dello Spirito che guida. E qua lo vediamo, no? Gesù stesso dice: non glielo impedisce, perché chi non è contro di noi è per noi. E allora quanto bene c'è nel mondo? Quanto bene lo Spirito Santo genera, quante realtà positive ci sono. Forse talvolta una certa indole pessimistica ci porta a vedere più il male che il bene. Gandhi diceva: si diventa quello che si contempla. Quando noi guardiamo il male, diventiamo male. Invece guardare il bene, leggere la realtà di bene che è presente, anche se non è dei nostri, sono le visioni ideologiche quelle che sono incapaci di vedere il bene nell'altro. Invece una visione aperta che risponde alla voce dello Spirito si lascia toccare, guidare, accompagnare e può gioire del bene che c'è nel mondo. Su questo credo che davvero ci sia un cammino da fare passo dopo passo, e ci accorgiamo che gli uomini e le donne di Dio sono quelli che vedono il bene, lo vedono meglio di tanti altri, che sanno ricondurre al bene anche cose che apparentemente qualcuno potrebbe giudicare negative, sanno leggere l'opera di Dio anche in coloro i quali Dio magari non lo frequentano, non lo conoscono. Neanche sanno che ci sia. È l'opera di tanti missionari che in giro per il mondo, andando a fare il primo annunzio della fede, si accorgono che lo Spirito Santo è già arrivato. Questo nella storia della Chiesa è successo tante volte, sono testimonianze bellissime a questo riguardo. E allora chiediamo al Signore che ci lasci con un cuore aperto.
Gesù dice: non glielo impedite, non glielo impedite, che non si diventi, anziché essere coloro che gioiscono e accolgono il bene, coloro che impediscono che ci possa essere un'azione che da ultimo viene da Dio ed è a beneficio di tutti. Cari amici, appuntamento a domani.